Io vorrei capire, e spero di essere all'altezza di far venire fuori questo, la connessione tra il mondo della ricerca e dell'impresa, la distribuzione, la logistica della conoscenza, lo sviluppo industriale e soprattutto per me la creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla innovation economy. Eravamo un parco. Oggi siamo un'agenzia per l'innovazione. Qual è il motivo per cui l'Italia non riesce a finanziare idee e progetti nuovi di alta tecnologia, secondo lei? Viscosità che si chiama burocrazia, viscosità che si chiama cristallizzazione di elite immotivate e non meritevoli. Tutto questo blocca, alla fine rende il sistema viscoso. L'innovazione non è solo tecnologica, l'innovazione è un patrimonio dell'umanità, non devi spiegare a un imprenditore cosa vuol dire innovare. Il tema dei posti di lavoro è chiaro, Area negli ultimi 3 anni ha generato 157 posti di lavoro. C'è bisogno di un ecosistema finanziario che aiuti un approccio di generazione di impresa non speculativo. Tutto questo Area non lo può e non lo potrà mai fare da solo. Non è vero che non c'è necessità di lavoro. In Italia c'è grande necessità di lavoro, ma non si trovano quelli che si cercano. Io devo anche invogliare le persone a restare qui, ma devo spiegargli perché devono restare, quindi dargli la possibilità di capire che qui ci sono delle possibilità. Noi abbiamo questa idea che, un po' strana, se volete un po' naif, che tutte le idee imprenditoriali siano più o meno buone, ma io vi dico, la probabilità è soprattutto in Italia, dove non siamo in Silicon Valley, che un'idea sia davvero buona e che raggiunga poi lo startup, lo scale up, è sicuramente inferiore al 50%. Anzi, vi dirò, è sicuramente inferiore al 10%, al 15%. È ovvio che nella misura in cui io ho più energia che entro dentro il sistema, e l'energia viene ovviamente dal capitale umano, dalla propensione a fare innovazione da parte degli imprenditori e ovviamente dalle risorse a disposizione, ma anche da come vengono gestiti i diversi segmenti della filiera dell'innovazione, è ovvio che il throughput rate, cioè la produttività, sarà maggiore. La medicina del futuro non è più curare, ma è sostituire i pezzi che non funzionano più bene in qualsiasi organo. C'è una possibilità di sviluppo estremo da parte delle imprese che devono mettere insieme quello che oggi è necessario, e cioè l'ingegneria, la fisica, la chimica, le nanotecnologie con la informatica, la bioinformatica e naturalmente la biologia. Un territorio per essere competitivo ha bisogno di continuamente rigenerare, creare nuove idee e continuamente rimettersi in discussione, creare tutta una serie di elementi di innovazione. Area ci ricorda tutti i giorni che è l'innovazione che ci fa essere competitivi.